parliamo tutto in tedesco e dopo. Mi sono conquistato la fiducia di Ranieri dando tutto quello che ho durante gli allenamenti. Cerco sempre di dare gas, di giocare bene, di allenarsi bene. Giocare male non ti fa guadagnare un posto in squadra. La cosa fondamentale è che oggi gioco forse nel club più importante del mondo. È un onore per me. Giocare in un grande club significa anche essere costretto a vincere. Quindi quando si pareggia vuol dire che abbiamo sbagliato qualcosa. Le mie aspettative, le nostre aspettative sono molto alte. Vincere sempre. E dobbiamo convivere con questa pressione. C'è pressione anche fuori dal campo adesso in Italia. Non è bello quello che è successo. Anche se sinceramente non so spiegarmelo. La Germania continua a chiamarmi per chiedermi spiegazioni, ma per spiegare bisognerebbe conoscere bene la situazione. È difficile da capire, spero che non succedano più cose del genere. Mi sono ambientato benissimo qui da voi, anche la mia famiglia è molto contenta, ho trovato casa a Moncalieri, un po' fuori Torino. Sto invitando tutti i miei amici a venire a vedere la città, non potrebbe andare meglio. Purtroppo non c'è l'Oktoberfest, però a Monaco non è poi così distante. Con l'italiano va meglio, ho iniziato a studiarlo a Monaco dove ho fatto un corso. Mi serve per ambientarmi meglio con i compagni, perché capire tutto quello che dicono, battute e scherzi compresi, è fondamentale per integrarsi. Adesso spero di migliorare sempre di più. Al momento parlo un mix di lingue, italiano il più possibile, inglese con qualcuno, spagnolo con qualcun altro. Cerco di farmi capire il più possibile nell'attesa di imparare perfettamente l'italiano. La nota suonata è che ultimamente abbiamo avuto qualche problema con gli arbitri, non io personalmente, ho preso solo un cartellino giallo. Il vero problema per la squadra, perché abbiamo avuto 6 rigori contro in campionato e uno in Coppa Italia. Ne sono tanti. Non è facile giocare con così tanti rigori contro, soprattutto quando i rigori sono molto dubbi. Speriamo che le cose cambino. Comunque l'importante è non pensarci.